Welcome to the Enduro Affair. Grandi raga, finalmente oggi è arrivato il giorno che si inizia la serie di Enduro Affair, dove andremo a prendere moto abbandonate da anni e le rifaremo tutte da zero, da customizzarle a rimetterle ovviamente in moto come si deve. Vi informo che queste felpe sono online in vendita, sono tipo poche, sono molto poche. Quindi tu che sei indeciso, vai! Ora partiamo in direzione Emilia-Romagna, dove andiamo a prendere la prima moto che vedrete presto che veicolo è. Non vedo l'ora. I can see the hour. So see you later. Ciao! Ciao. Giornata ventosa ed è la prima volta che mi riprendo da sola, infatti non so se sto riuscendo a mettere a fuoco. Adesso siamo qua in questa campagna meravigliosa, abbiamo fatto un pranzo al sacco sul Silverado, che è tornato con un nuovo styling. Un pranzo al sacco, in mezzo ai prati della Emilia Romagna, in attesa di andare a recuperare finalmente il mezzo con cui inizieremo un format bellissimo di restauro veicoli. Nel frattempo ci godiamo questa giornata bucolica. Che cazzo vuol dire? Bucolica. Ma va, pianta di cose che non sono italiane. Per te una parola su tre di quelle che dicono sono italiane. Tu non sei italiana. Allora cosa sono? Sì, right. Prima, quando vi ho detto che abbiamo fatto un pranzo al sacco, sono sicura che vi siete immaginati tipo la situazione con il cestino alla Cappuccetto Rosso, con i panini fatti in casa e le marmellatine. In realtà vi faccio vedere qual è stato il nostro pranzo al sacco. Ecco gli avanzi del nostro pranzo al sacco. Un McDonald's di quelli potenti. Siamo romantici a modo nostro. Ok raga, siamo arrivati a Traversetolo, un paese dell'Emilia, a ritirare finalmente il primo veicolo della serie dei restauri di Enduro. L'attesa è lunga, ma ne vale la pena. Cosa dici? Non ne posso più, Andrea, dove cacchio sei? È arrivato. Quant'è che siete qua? Secondo me è un po' stanco, è in giro da stamattina alle 7. A che ora sei partito? Alle 10, solo 7 ore di enduro. Bene raga, la moto l'abbiamo presa, adesso si va a Milano. Prima andiamo a lavarla, perché è davvero conciata. Nel senso, è tenuta molto bene perché lui è uno molto preciso. Però la moto è 10 anni che è ferma. Che spettacolo però, la moto è strepitosa. È la prima volta che la vediamo dal vivo, è veramente bella. Guarda chi c'è lì dietro. Ah! The big bike. Che bella che è. The Enduro Affair starts now with the Honda 2002 CR125 two strokes. Adesso vi porto in un posticino e ve la presento. Anzi, ve la presento dopo il lavaggio, va, che questa qua è talmente polverosa e polverata e impolverata e impolverula che è inguardabile. Ciao! Sì. Bene raga, siamo arrivati, scaricata, e abbiamo dato una lavata io e Ginny from the Lakes al lavaggio quello classico. Ora inizia lo smontaggio totale del veicolo, perché qua c'è un gran lavoro da fare. Vogliamo fare una moto da salotto, perché questa non andrà più in pista molto probabilmente, quindi facciamo un mezzo da collezione il più possibile perfetto in ogni sua parte. Questo è un Honda CR125 del 2002 e è la terza generazione di telaio in alluminio, non ha più la valvola HPP, è una valvola di vecchia generazione che usava la Honda, ma ha un altro sistema di apertura di valvola sullo scarico. Questa serie di restauro durerà 3 episodi, come il restauro del Defender. Nelle prossime 2 settimane mandatemi
nella mail che c'è in descrizione la vostra idea di CR125 e la più bella verrà premiata con una felpa e con la moto realizzata come il disegno. Datevi da fare, raga, perché questa è una delle tante moto che faremo e ogni moto avrà un contest dedicato e un premio dedicato. Ora comincio a smontare questa cacata di moto per renderla il più bello possibile. Ciao! Rimetti le viti dove l'hai trovato, stronzo, così non avrai bisogno di cercarla alla fine del video. Faremo tutto custom, piastre, manubri, tutto colorato o lucidato. Quindi impegnatevi a fare un disegno, un progetto come si deve, così da far diventare questa moto uno spettacolo. Chiave dell'8, smontiamo tutte le plastiche. Chiave del 10, togliamo la sella. Bene, la prima puntata finisce qua. Nel prossimo video smonteremo tutte le parti da anodizzare, tutte le parti da lucidare, tutte le parti da pulire. Quindi non mi resta che dirvi ciao ciao, ci vediamo nel prossimo video. Verrà fuori una figata, raga, io non vedo l'ora di farvela vedere finita, non vedo l'ora di ricevere i vostri disegni, i vostri pensieri, i vostri progetti su questa moto. Ciao, Swanze, ci vediamo alla prossima puntata. Schmooze!